Buongiorno a tutti, la lezione di oggi riguarderà i prodotti notevoli e la divisione tra polinomi. Nella scorsa lezione abbiamo visto la moltiplicazione tra i polinomi, adesso vediamo delle moltiplicazioni un po' particolari che prendono il nome di prodotti notevoli. Sono sostanzialmente dei casi di moltiplicazioni tra polinomi in cui è possibile andare a scrivere il risultato senza necessariamente effettuare alcun passaggio intermedio. Vediamo quelli che vengono comunemente definiti prodotti notevoli. Il primo è il prodotto della somma di due monomi per la loro differenza. Per la differenza. È un prodotto notevole che abbiamo già avuto modo di eh, vedere quando abbiamo parlato della razionalizzazione eh, dei radicali, in particolare il secondo tipo. E abbiamo A più B che moltiplica A meno B. In particolare, il prodotto della somma di due monomi per la loro differenza altro non è che un binomio costituito dal quadrato del primo termine, del primo monomio, meno il quadrato del secondo monomio. Un altro prodotto notevole è quello relativo al quadrato di un binomio. Il quadrato di un binomio, quindi abbiamo un binomio a più b alla seconda, è uguale a un trinomio caratterizzato dal quadrato del primo termine, più il doppio prodotto del primo monomio per il secondo monomio, più il quadrato del secondo monomio. Abbiamo poi il quadrato di un trinomio, quindi di un trinomio, è un altro prodotto notevole, A più B più C alla seconda. Questo è costituito dai tre quadrati dei tre monomi, ai cui si aggiungono i vari doppi prodotti di ciascun termine per ogni termine che lo segue. Quindi avremo il doppio prodotto di AB, il doppio prodotto di AC e il doppio prodotto di BC. Un altro prodotto notevole è quello che riguarda il cubo di un binomio. Il cubo di un binomio, quindi a più b al cubo, è uguale a un quadrinomio caratterizzato dal cubo del primo monomio più il triplo prodotto del quadrato del primo monomio per il secondo, più il triplo prodotto del primo per il quadrato del secondo, più infine il cubo del secondo monomio. Un altro eh, prodotto molto importante è quello relativo ovviamente a, in generale alla potenza di un binomio. Potenza di un binomio, quindi generalizzando quello che abbiamo visto per il quadrato o quello che abbiamo visto per il cubo, quindi del tipo a più b alla n, noi abbiamo che per la potenza di un binomio possiamo ragionare andando sostanzialmente a dividere questa eh, potenza come a più b alla terza, per a più b alla terza, per a più b alla seconda. Quindi andando sostanzialmente a utilizzare lo sviluppo di tutto quello che abbiamo già visto in precedenza, caratterizzare poi il cubo e il quadrato dei binomi, oppure è possibile utilizzare un'altra struttura operativa così definita che è il triangolo di tartaglia. Il triangolo di tartaglia è sostanzialmente un metodo pratico che serve per conoscere i vari coefficienti dello sviluppo delle potenze dei binomi. Uh, andiamolo qui a rappresentare quindi vedete che agli estremi, quindi i lati obliqui di questo triangolo sono caratterizzati dal numero 1 sempre, dopodiché nel mezzo compaiono altri coefficienti che saranno quelli da attribuire le potenze allo sviluppo delle varie potenze. E questi coefficienti sono quelli dei termini intermedi dello sviluppo delle, delle del quadrato, del cubo, della quarta potenza e così via. Come si ottengono? Si ottengo andando a sommare, ad esempio il 4, si tiene andando a sommare i termini relativi alla riga precedente, i termini vicini, quindi 1 più 3, qui avremo 3 più 3 e fa 6, 3 più, 4, più 1 fa 4, e qui ancora 1. Quindi scendiamo ancora. Qui 1, 5, qui avremo 10, qui avremo 10, qui ancora 5, qui ancora 1. Ne facciamo un'altra, poi ci fermiamo e cerchiamo di capire come funziona questo triangolo di tartaglia. In particolare, la prima riga fa riferimento alla potenza di esponente 0, la seconda la potenza del binomio di esponente 1, poi 2, 3, 4, 5 e così via. Quindi questa è A più B alla 0, A più B alla 1, A più B alla seconda, A più B alla terza, fino a qui, diciamo l'abbiamo visti già come prodotti notevoli. Poi però, sfruttando il triangolo di tartaglia, potremmo anche andare a sviluppare queste altre eh, potenze, quindi a più b alla quinta, a più b alla sesta. Prendiamo per esempio a più b alla quarta, come eh, si struttura diciamo, il triangolo di tartaglia, 1 sarà il coefficiente della prima eh, potenza relativa al primo monomio, quindi a alla quarta, poi abbiamo 4a alla terza, quindi scendiamo di grado per quanto riguarda a e aumentiamo il grado di b, poi abbiamo 6, a diventa la seconda, b diventa la seconda che sale, 4 ancora, a diventa, la te alla, a diventa la prima ovviamente, b diventa la terza, poi abbiamo ancora b alla quarta e abbiamo chiuso in questo modo. Quindi generalizzando possiamo dire che per quanto riguarda a più b, per esempio, alla sesta, noi possiamo andare a sfruttare quello che ci dice quest'ultima quest riga che abbiamo fatto del triangolo di tartaglia, che abbiamo detto vale per qualsiasi esponente, e quindi sarà dato da a alla sesta più... 6 volte a alla quinta b, più 15 volte a alla quarta b alla seconda, ancora più 20 volte a alla terza b alla terza, andiamo a capo, più 15 volte a alla seconda b alla quarta, più 6 volte a b alla quinta, più b alla sesta. Un altro Tema molto importante che riguarda ovviamente i polinomi è la divisione tra i polinomi. Allora, un polinomio è divisibile per un uh, monomio se ogni suo termine è divisibile per tale monomio, ovvero se esiste un polinomio che è moltiplicato per il monomio divisore dà luogo al polinomio iniziale. Quindi andiamo a vedere sostanzialmente che la divisione tra due polinomi: quindi, se noi abbiamo un polinomio A che è divisibile per un polinomio B, questo è vero se esiste un polinomio Q. Che moltiplicato per B, quindi Q moltiplicato per B, dà come prodotto il polinomio di partenza e quindi A. Generalizzando ancora, dati due polinomi A e B nella variabile x, quindi A di x e B di x, con B di grado minore o uguale al grado di A, si è possibile dimostrare che è sempre possibile ottenere due polinomi Q generalmente di x ed r generalmente di x, tali che a sia uguale a b per q, che evidentemente esprime il quoziente tra a e b, più eventualmente il resto, qualora esso sia presente. Per quanto riguarda la, la divisione tra polinomi, è possibile farla in diverse modalità, è possibile per esempio andando a utilizzare uno schema grafico, quindi immaginiamo che vogliamo andare a vedere quanto fa la divisione tra questo polinomio, possiamo effettuare sostanzialmente la divisione in colonna, quindi bisogna andare a ordinare i polinomi secondo le potenze decrescenti della variabile, quindi in questo caso x alla quinta, poi se non è presente perché il polinomio non è completo andiamo ad aggiungere tutte le altre potenze, quindi in questo caso 0 metteremo come coefficiente x alla quarta perché non era presente, stesso discorso per x alla seconda e per x e andiamo a dividere il nostro polinomio per x alla seconda, più 1, anche esso ordinato in ordine crescente. La prima cosa che si fa è si divide il monomio di grado più alto per il del numeratore per il monomio di grado più basso del divisore e quindi otteniamo in questo caso x alla terza. Poi si effettuano le moltiplicazioni e si mettono in corrispondenza della colonna relativa al monomio simile, quindi x alla terza si mette qua sotto, poi andremo e si cambia di segno, poi andremo a moltiplicare ancora questo, x alla quinta, e si cambia di segno. Si fa poi una eh, somma algebrica tra la prima riga e la seconda riga, quindi questo termine se ne va, questo non era neanche presente, qui abbiamo meno 2x alla terza, e poi di nuovo più 0x alla seconda, più 0x che ri, eh, riportiamo. Il grado del numeratore è ancora maggiore di quello del denominatore, quindi proseguiamo la divisione, quindi qui verrà meno 2x, quindi andiamo a moltiplicare, quindi meno 2x cambiamo segno, portiamo qua sotto 2x, Qui abbiamo più 2x alla terza una volta che abbiamo cambiato di segno. Rifacciamo nuovamente la sottrazione termine a termine. Otteniamo 2x più 1. E quindi in questo caso ci accorgiamo che il grado è più basso di quello del, del denominatore. E quindi ci fermiamo. Quindi, questo qui, x alla terza meno 2x, rappresenta il quoziente. 2x meno 1 rappresenta invece il resto di questa divisione. Quindi diciamo che questo polinomio, come si dice, non è divisibile per questo per questo binomio. Un metodo più rapido per svolgere alcune divisioni è quello che, che utilizza sostanzialmente la regola di Ruffini. La regola di Ruffini in particolare si applica nel caso in cui il polinomio divisore è un binomio del tipo x-a con a un qualunque numero reale e consente, la regola di Ruffini, di calcolare in maniera molto rapida i coefficienti del polinomio quoziente ed eventualmente quello rappresente anche del resto. Andiamo a vedere, ad esempio, questa divisione, quindi x meno a, questa volta abbiamo a, è pari a 3. Questo è il polinomio a e questo è il polinomio b. La regola di Ruffini sostanzialmente consiste nel, uh, in un'altra rappresentazione dei coefficienti in forma tabellare. Qui si mette il valore di a, quindi se noi abbiamo x meno 3 evidentemente a è pari a 3 e qua sopra invece in questa prima riga mettiamo i coefficienti ordinati del eh, polinomio a, che sta al numeratore includendo lo 0 perché come vedete x alla seconda è assente, poi meno 9 e al di là di questa seconda eh, linea verticale ci metteremo il termine noto che è pari a più 1, come abbiamo visto. Si procede poi. Portando giù il 2, facendo qualche moltiplicazione, qui 0 più 6 fa 6, 6 per 3 18, lo si mette qua sotto, meno 9 più 18 fa 9, 3 per 9 27 e qui viene fuori 28. Quello che si ottiene sostanzialmente è che questa divisione darà un resto, il resto è pari a 28 in particolare, mentre questi coefficienti 2, 6 e 9 sono i coefficienti del quoziente, che non sarà di grado 3 evidentemente, ma sarà di grado 3 meno il grado del divisore e quindi di grado 2 sostanzialmente. Quindi questo è il coefficiente di x quadro, questo è il coefficiente di x e questo è il termine noto. Il quoziente quindi q di x sarà pari, come abbiamo detto, a 2x quadro più 6x più 9 e il resto... R di x, dove x in questo caso non è presente, è pari, è pari a 28. Due applicazioni ehm, molto importanti della regola di Ruffini eh, sono la prima riguarda il teorema del resto, che ci consente di andare a definire il valore del resto di una divisione del tipo a di x diviso x-a, e in particolare il resto è dato dal valore che assume il polinomio. A di x quando alla variabile x noi andiamo a sostituire il valore di a e quindi sostanzialmente il resto altro non è che il valore di a in corrispondenza di a quindi se noi abbiamo x alla terza meno 2x più 5 diviso x più 2 noi vogliamo vedere se questa divisione dà un resto, basta darci a calcolare il valore di a in corrispondenza di meno 2, ossia questo valore che abbiamo disegno. E allora notiamo che avremo meno 2 alla terza che è pari a meno 8, meno 2 per meno 2 che è pari a più 4, più 5 sommando ci restituisce 1. Questo è proprio il resto di quella divisione. Analogamente, il teorema di Ruffini, che è l'altra applicazione molto importante della regola di Ruffini, cosa ci dice? Ci dice che un polinomio A di x è divisibile per un binomio del tipo x meno A se e solo se A di A, che abbiamo detto è uguale al resto, è pari a zero. Facciamo anche qua un, un esempio: prendiamo un polinomio, ad esempio, x alla terza più 6x alla seconda più 11x. 6, Vogliamo vedere se questo polinomio è divisibile per esempio per x più 1, oppure per x meno 1, o ancora per x più 2, o per x meno 3. Quindi vediamo se è divisibile per alcuni di questi binomi. Allora per farlo, cominciamo da questo binomio. Ci andremo a calcolare quindi il valore che assume il nostro polinomio a di x così definito in corrispondenza di meno 1. Questo sarà pari a meno 1 più 6 meno 11 più 6. Quindi andando a sommare è pari a 0, quindi vuol dire che il nostro a di x è assolutamente divisibile per il binomio x più 1. Vediamo se lo è anche per il binomio x meno 1, questa volta ci calcoleremo a in corrispondenza di 1, i valori sono 1 più 6 più 11 più 6 pari a 24, quindi vuol dire che questa divisione darà un resto che è proprio pari a 24, quindi non è divisibile per x meno 1, ancora a meno 2, quindi sarà pari a meno 8 più 24 meno 22 più 6, il risultato è anche in questo caso pari a 0, quindi è divisibile anche per questo binomio, così come lo era per questo. Infine a di 3 possiamo vedere 27 più 54 più 33 più 6, che è pari a andando a sommare evidentemente 120, un valore molto superiore insomma, allo 0, è diverso da 0 e quindi non è divisibile per questo, per questo binomio. Abbiamo così concluso le regole principali che riguardano sia i prodotti notevoli che quelle che riguardano le divisioni uh, tra i polinomi. Anche in questo caso troverete nella piattaforma molti esercizi che vi esorto uh, a fare perché è una parte molto importante questa dell'algebra. Nella prossima lezione in particolare ci dedicheremo alla scomposizione dei polinomi in fattori che vedremo in diverse modalità tra cui anche quella dei prodotti notevoli.